Spero che questa cosa non si sia registrata. Invece sicuramente. Invece sarà la prima cosa che si sentirà per chi vedrà il video, se non Perfetto, l'attenzione. buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Nikim, questa è la Ruota del Tempo, episodio 9. Ci siamo bruciati 15 minuti in nerdaggine che voi non saprete mai e non vi racconteremo mai. Let's begin. Giusto perché non abbiamo tempo. Ma episodio 9? 29. Ah, Ah, hai ok, detto mi 9. sembrava strano. È vero che si chiama la ruota del tempo, ma non va indietro, va solo avanti, Robby. Ho sentito solo 9. What? Anch'io. Ok, avrà allaggato il microfono, non so. Ok, silenzio. Non c'è un inizio, non c'è una fine, ruota del tempo. Non c'è un inizio. Va bene. Allora ragazzi, scampati alle prime sentinelle goblin, ditemi che cosa fate in questo bellissimo anfratto di grotta. Bellissimo anfratto. Io sono nascosta dietro la tenda. Ok, la tenda che è alta un cazzo e mezzo, quindi si è rannicchiata. Certo. Ci frugo dentro, ovviamente. Ok, D20. Yes. Secco. Indovina cosa trovi dentro quella tenda. Brava, Neanche un cazzo, c'è cioè niente, proprio. Martina. Grazie, Ok, Sebastian. grazie, grazie. Beh, dopo aver salvato la situazione per l'ennesima volta, vedo cosa c'è sul fuoco. Sul fuoco trovi i braci. Non stanno mangiando il corpo del poveretto. No. Io mi giro e faccio, ragazzi, stiamo perdendo tempo in questo buco della malora dove non c'è No, niente di interessante. non stavano Andiamo. cucinando. Non stavano cucinando. Bene, allora mi sposto. Ok. Nel cadavere trovo niente. Diventi. Neanche i denti d'oro? Aspetta, lui ha 20 di passiva comunque, Ok, facciamo che la passiva ti salva il culo. Mi sono rotto il cazzo. Troverò il modo di ucciderti quella passiva. Mancava un occhio. Beh, l'uno è uno, Allora, tu noti che questo qua aveva una tracolla. Lo noti perché aveva dei segni nel collo. Probabilmente era un viaggiatore. Però non ha nessuna tracolla. Quindi qualcuno deve averla presa. Vabbè, poi come minimo. Fargrim. Più curioso. Tocca a te, fermati Martina, i Io turni. Brava. riguardo questi. Questo è un burrone, giusto? Sì. Ok. Qua c'è un muro, cioè qua si ferma invece il Mi fa sentiero. piacere che sei in grado di notare le cose nella mappa. Ok. Non si sa mai. Brava, Ma brava. volevo capire, Sì. noi praticamente ora da che lato dobbiamo andare? E Beh. quindi anche di qua Beh. è chiuso, giusto? Beh. Questo sembra essere un cul-de-sac. Sì. Sì. Ottimo, Però ottimo. se tu noti, Sì. se ti ricordi, io avevo detto la scorsa volta che questo, la zona, diciamo, grigia dove si trova adesso Sebastian, è la zona rialzata Ah, sì, dove vi questo trovate mi. ora. Ok, Quindi quella zona è percorribile in parte. sì, no, era per capire se cioè, se tutta questa parte qua era muro e basta, sì, ok. Quindi la Bene, risposta è? io andrei, tornerei indietro perché di qua non si passa. Ok, Ma Duncan. non c'era una deviazione, scusate, o oh, sì. Ah, Scusa. sì, che sto di. Lo Duncan. dico ad alta voce quello. Di tornare indietro. Ok, aspetto la decisione di Duncan e poi decidete cosa fare. Io guardo i tre e ripeto: signori, stiamo perdendo tempo qui. Non c'è Andiamo. nulla da trovare. Maledetta tenda. Andiamo, andiamo. Andiamocene da qui e finiamo la missione. Marti, tirami un D20. Grazie, grazie, grazie.
Ok, mentre tu te ne vai rassegnata con la coda dell'occhio da ladro, avido, viscido, viscido come Ci una siamo. salamandra, Vido noti come un obiettivo. borsello abbandonato dentro la tenda che stavi per esplorare. Il tuo istinto avido e assatanato si ficca dentro la tenda. Ok, Certo. trovi il borsello. Prendo il borsello e rincorro i miei amici. Ok. Mentre corri senti il tintinnare di vetro all'interno del borsello. Vetro? Sì. Bo come delle Esplode. boccette che sbattono Ok, tra di loro. la tengo ferma che non si rompa. Cioè, Ok. qualsiasi cosa ci sia, che non si rompa. Poi Ok. guarderò sopra. Poi Poi? ci guarderò. Li raggiungo e faccio. Pss, Non è il momento. mi volto. Gli metto davanti al naso la tracolla. Ecco dov'era. Vedi dov'era? La apro. Ok. La apro davanti agli altri anche. Bene, trovate tre pozioni. Di silenzio per Fagrim. Pozioni di guarigione? Yes. Ah, ok. Come a dire, Partiamo. aiutiamoli perché questi no sono scemi. Io ne ho una. Quante sono? Io ne ho Chi non ne ha? una pure. Zero. Probabilmente Sebastian. Tieni, tieniti una pozione. Una me Come la vendi? la Cioè, prendo. La vende. La vende lì dentro. la Dove trovo un vendo. mercante? No, ho capito, Tranquillo, una guarda e che una se era. fai di nuovo un tiro alto come l'altra volta c'è il mercante goblin dietro l'angolo, tipo. Quindi lascia fare. Sta questa punitiva sta diventando una quest diplomatica, non ha senso. Esatto. Sta cambiando lo Non ti scopo preoccupare. della quest. Ora ha creato un regno qua dentro. No, non ti preoccupare, tra poco tornerà ad essere punitiva. Oh, ma Comunque. ascoltate una cosa, voi tre siete più prima linea di me, gliene do una testa a tutti e Ma tre, io quante ne ho già una. pozioni sono? Tre. Ok, allora me ne riprendo una volentieri, Te quella ne che ti ho riprendi lasciato una, l'altro giorno. sei senza, e diamo una a Sebastian che non ne ha, e un'altra alla seconda a Fargrim. Io ne ho già una, cioè. Thank you. Ok. Allora. Siete più in prima linea di me, io sono più You're utile. welcome, Prime parole Roberto. famose. Certo, sarò la prima a morire. Poi fu Martina in prima linea. Full Martino Pasquale. Sì. Beh, Martina si deve muovere in modo tale da non andare in prima linea, è molto Esatto. semplice. Quindi noi siamo venuti da lì, noi adesso siamo centrali? Io avviso altri due, ci sono a voce che mi sentano ma non troppo bassa, ma non troppo alta. Ci sono due altri. Non sono quelli da dove siamo Sono venuti, quelli di prima, Sebastian. ragazzi. Siamo quelli da dove siamo arrivati. Sono, sì. Ok. Non ce la Guarda, cavavo. io ho perso l'anima. È un PG che si perde in casa sua, Duncan, perché io mi perdo in casa mia. È così. alla terza campagna e dopo 2 o 3 anni su Neverwinter Nights il problema è tuo, capisci? Non è di Certo, il Sebastian. problema è mio. I miei Una mano personaggi sulla hanno Allora, abilità. io te lo dico qui, Stefano, sarà ufficiale. La prossima campagna il tuo personaggio si chiamerà Ryoga. Non ammetto eccezioni, perché se tu conosci il Rammamezzo, sai perché si chiamerà Ryoga. Ah no, lo accetto, lo accetto. Non posso dire niente, Io proprio faccio sono indifendibile. tranquillo Duncan, tutti siamo spossati, ora proseguiamo da questa Ok, parte. piccola premessa, ragazzi, se un giorno dovesse esserci un'apocalisse nucleare, non No, abbandoniamo Stefano, venite a salvarci. perché lui non lo troviamo più. Da quale parte Ok, dovete Marco, salvarci? Vabbè, Marco, fermati, voi fermati. già vi siete incanalati, quindi. Ragazzi, Sì. voi avanzate, Io volevo. iniziate a camminare su un terreno difficile, cioè notate che tutta l'aria è stracolma di ragnatele. Ecco, volevo. Torniamo Io indietro. lo No, sapevo. perché? Illustrare il corridoio. In caso di trappole o cose anomale, ma Io guardo penso il che sia soffitto in abbastanza. caso di ragni giganti. Scusa un attimo, accendiamo le Diamo fuoco a tutto. torce. Esatto. Come con le Un mie bel falene. fuoco non sarebbe male. Va bene, ma io vado indietro a distanza di sicurezza vicino all'uscita dove c'è ossigeno. Sì, usciamo dalle ragnatele. Canarino, Ma l'abbiamo preso. se avessimo davvero fuoco a tutto, così poi li facciamo uscire.
Troppo semplice. Il problema è che poi escono tutti in blocco. Meglio che infilarsi là dentro. Dai, diamo fuoco a queste ragnatele, dai. Quindi date fuoco alle ragnatele. Di qua pure, in basso pure vengono le ragnatele. Allora, nella mappa sono visibili. Ma ci sono segni di passaggio in queste ragnatele? Adesso che siete passati voi, sì. Ok. E in quelle altre in cui non siamo passati. Cioè, di sotto ce ne sono un botto. Signore, io comincio a dare fuoco, francese. Signore, ma da dove passavano i goblin se qui non c'è segno di passaggio se non i nostri? Allora, aspettate un attimo. Sebastian, quale stai bruciando? Indicameli col righello. Quelli qui sono davanti, questi qua. Ok. Allora, tu vedi che quando appicchi il fuoco, le fiamme si iniziano a propagare per tutto, diciamo, il tunnel, il corridoio. Però non senti né grida, né lamenti, né nulla. Aspettiamo che le ragnatele che il fuoco si esaurisca. Ok, prenderò questo quello. Non, questo non piace. Quello non l'ho fatto io, però uno di voi. Ok, diciamo che dopo un po' vedete che le fiamme si estinguono. Avanziamo cauti con la alabarda davanti. Io guardo il soffitto, guardo ovunque, vado anche a un terzo della velocità. Sì, tutto un guardone. Stai zitto, visto che te non lo fai e te dovresti farlo. Ok. Allora. I ragni no, maledizione. Ok. Ditemi cosa fate. E queste sono pietre o sono uova di ragno gigante? No, quelli sono sassi. Sicuro? Se erano uova io abbastanza. Facciamo un check per sicurezza. Vuoi controllare te le faccio controllare, Martina? Dai. Se vuoi controllare le faccio controllare. Io andrei su prima. Cerchiamo di rifare tutta la parte sola. Sì, io volevo fare in modalità Neverwinter, cioè la mappa, mano sinistra e far tutto il dungeon così. Qui è tutto bruciato. Oh! Faccio un cenno. No, qui non è bruciato. Vedo qualcosa. Okay. Una che cacchio è? Loot. Loot? No, quel che resta di uno sfortunato. A me sembra una creatura spappolata, però. Ma tutto quello dove ci sono i resti sono ragnatele sempre? Sì. Ok, ciao, io me ne andrei da qui. Li guardo, ma veramente desolata. E cautamente, però sempre controllo che non si muova niente. Martina, percezione. Certo, darling. Vai, con vantaggio. No, yes. Sì, è mio, grazie. With vantage perception. Boom, 20 di 20 di dado. Ok, Martina, ringrazia il dado perché sopra di te si stavano per calare due ragnoni giganti. Guapa, mi scanso. Fermati. Allora, ragazzi, tornate dove eravate prima. O meglio, io ero qui. Due quadretti avanti Martina, due quadretti avanti Fargrim e tiratemi una bella iniziativa. Ah già, devo selezionare. Che palle. Anch'io devo selezionarmi. Ah, 16. Ma perché non mi... Perché mi metto una... Cazzo. Io ho dei ragni, cazzo. Andiamo un po' qua tutto. Buono, Martina è anche l'essa di iniziativa. Ma infatti diamo fuoco a tutto e basta, ragazzi. Appunto. Sì, con noi dentro. Ora è un po' tardi. Grande, con noi dentro. Dagli di botte, dagli le botte. Ok, i ragni sono molto democristiani. Chissà chi. Allora, che vuol dire? Ti hanno fatto lo stesso tiro. 13-13. Bene, Martina, ci puoi però avvisare. Però è un 16-16 perché hanno la destrezza, quindi... Stefano, quanto è di destrezza? Più 0 o più 1, credo. No, il totale. Ah, 10. Ok, allora, i ragni vengono prima di te.
Vabbè, l'importante è che Martina viene prima di tutti quanti. Martina, tu che vieni prima di tutti quanti, che fai? Mi diverto di più. Ah no. Allora ragazzi, fate conto, siete in terreno difficile qui. No, tanto io sto fermo lì. Martina, aspetta. Dimmi, Stefano. Dimmi, Stefano. Ma... sto cercando di pensare se posso dirtelo senza che il master mi stupri. Probabilmente no. Quindi niente. Probabilmente fai. No. Ma allora, in quanto primo round, in quanto iniziativa, vantaggio o sono loro che hanno vantaggio su di me? Allora, aspetta, ripeti la domanda. Visto che li ho visti calarsi, se faccio un attacco tipo prima che tocchino terra, ho vantaggio? No. No, ce l'hanno loro? Aspetta, lei sta agendo prima, lei sta agendo prima di tutti. Allora, sì, in realtà sì, sto pensando adesso se è la prima, sì. In questo caso sì. Sì, sì. Adesso è vantaggio. È sorpresa e c'è anche il furtivo. No, sorpresa no, perché alla fine loro, voi non eravate consapevoli fino a quando Martina non le sgamate. Ma Martina è consapevole, io quindi non è sorpresa, può agire. Io posso agire. Sì, ma i ranghi sono consapevoli della sua presenza, quindi non è sorpresa. Cioè sorpresa, è sorpresa se i ranghi ignorano la sua presenza e lei l'attacca di sorpresa. Però essendo che lei agisce prima di tutti quanti. Sì, ha il furtivo il vantaggio. Perché sta iniziando lei. Quindi. Sì. Hai tutto quanto. Perché sta iniziando tu rispetto ai nemici. Questo è vicino a me sul mio quadretto, sul quadretto davanti a me. Non serve neanche che. Allora, tecnicamente è sopra, cioè non è posato a terra. È sopra. Sì. Quindi riesco a raggiungere con una stoccata? Allora, quanto sì, aspetta. Ma in teoria sì, ce la fai. Ok, intanto per sapere. Fatto si sta calando, ci arrivi, diciamo, a colpirlo. Perché se devo darci di balestra, non ho impostato sulla scheda il tiro automatico, non per altro. E quindi toccata con vantaggio. Ok. Molto, molto. E quindi il danno sono 1 di 8. Cioè, domanda, scusa, l'ho preso? Sono 15? Sì, l'hai colpito. Ok, 1 di 8. Vadi. 3, più 3 di perforante, più 2 di 6. Perché non lo tira? Perché a volte ci metto un po' più. Dai, io un po' di tempo a caricare la porta. No, sulla scheda non mi viene in rosso. Così. No, vabbè, tiro 2 di 6 manualmente. Ok. 1 e 1, 2. Quindi sono 6, 9 danni. 3, 6, 12. No, 3 più 3 di perforante. 6 più 5, 11 più 1, 12. Ok, 12 danni. Ma non li hai fatto sicuramente bene. No. No, assolutamente. Allora. Ok. Questo è sanguinante, sto ragnone. Yeah, quindi è meno della metà. Sì. Assolutamente. E per concludere il turno mi scanso. Ok. Disingaggio. Hai metà della tua velocità, quindi sono tre quadretti. Me ne bastano due. Ok. Potrebbe essere pericoloso. Va davanti lei. Uguale. Va bene, allora. Siamo in tre che abbiamo l'armatura pesante. I due ragni. Uno attacca il prode Stefano, quello ferito. L'altro attacca il povero Fargrim. Allora, prima di tutto iniziamo con Sor Stefano. Suor Stefano. Io ho 19. Ok, non ti ha colpito. Fargrim. E non ti ha colpito neanche a te. Dopodiché loro disingaggiano e tornano sul soffitto. Maledetti loro. Ecco, bravo. Quante altre?
Per soffitto. È una grotta, quindi fai Aspetta, conto. aspetta che faccio un Bell'alto. livello e rifallo. Bastardo. Allora, Stefano, tu se vuoi colpirli dal soffitto lo puoi fare con svantaggio con la tua arma. Per tutti gli altri dovete usare attacchi in range per colpirli dal soffitto. No, preferisco invece preferisco fare azione preparata. Appena cala di nuovo, lì non ha la bardata in testa. Ma io direi torniamo indietro, diamo fuoco a tutto e avanziamo. Esatto. No, perché tanto come dai fuoco non mica arrivi sul soffitto. No, però intanto salviamo le ragnatele. E quindi? Mica ti fanno male? Ma guarda che tu li puoi... Guarda che, Sebastian ti può Sebastian ti può attaccare con le preghiere. Tu puoi attaccare con le preghiere e io la balestra. Cioè. Esatto. Fargrim non c'ha la... Quell'accetta che gli ho dato, a Fargrim non è un'accetta dal lancio. La tiri, sì. Non hai malus. Mm-hmm. Cioè, sono okay. Io l'unico che non ha roba. Allora, da, passiamo da, a turni, da, ragazzi. Da, non a discussioni strategiche. Duncan, che fai? Tu ti prepari, hai detto. Te l'ho detto, sì, azione preparata. Okay. Se uno di loro arriva, mi arriva a portata, gli tiro. Ok. Anzi, guarda, faccio così. Faccio un passo qui di lato. Ok. Così poi, ognuno dei due che scende lo posso colpire. Se il primo che mi arriva a tiro. Fargrim, tocca a te. Quindi non abbiamo intenzione di andarcene, immagino. Questo gruppo è un po' troppo. Quindi il ragno quello sopra di me è risalito. Sì. Ma attacchiamoli. Cioè, se, scusate una cosa. Se io gli ho fatto 12 danni ed è sanguinante, vuol dire al massimo 24 punti vita. Allora. Al quindi lascia che io la posso lanciare, avete detto? Lascia. Esatto. Lascia. Domanda, se io volessi cambiare arma, cosa che azione ha? Perché io dovrei avere una balestra. Allora, non dovrebbe essere un'azione piena, quindi... Allora, tu l'hai già preso il talento per reinfoderare entrambe le armi. Io non ho talenti al momento. No, non ok, l'ho allora preso. No. E allora mi sa che devi. È un'azione di movimento, sai? Cioè, lo fai ma stai fermo. Ok. Anche se in realtà non ho neanche. Cioè, vorrei usare la balestra, ma non l'ho inserita nelle armi, quindi non so quanto che dado usa, non so niente. Destrezza. Ok, Fargrim, ti concedo 15 secondi, dopodiché ti faccio perdere il turno perché stai perdendo tempo. Ok, la balestra posso usarla con una mano? Domanda. No. Se è una balestra a due mani, con due. Se è una balestra a una mano, con una. Balestra leggera. La grandezza, ma... quella a una mano è piccolina, quella a due mani è gigantesca. Quella leggera, quindi posso usarla con una mano. Sì. Okay, allora rinfodero l'ascia, prendo la balestra leggera. Ok. E provo a usarla, solo che devo tirare, quindi non ce l'ho il dado. Cioè non so che dado è. Intanto però tiro un D20 per iniziare. Ok. Martina ce l'ha la balestra leggera, no? Ovviamente miro a quello sopra di me. Marti, poi ci servi per vedere la competenza. E... Vado, controllo io. Ok. Allora, equipment, weapons. 15. Quanto hai di destrezza, Fargrim? Destrezza. 2 di modificatore. Quindi... anche la balestra ragazzi, anche la balestra leggera a due mani. E allora la balestra a una mano esiste, è marziale e costa 75 monete. Allora facciamo così, se tu vuoi Fargrim, ti faccio disequipaggiare l'arma principale, il martello. E poi abbandonare gratuitamente facendola cadere a terra l'ascia per equipaggiare la balestra. E okay. fa un D8 danni. Altrimenti non attacchi e ti prepari l'azione. Però mi devi dire adesso cosa vuoi fare.
Dipende, non è che ti Ok, non c'è il dico. dipende. Attacchi o abbandoni l'ascia. Ok, Attacco. quindi ha abbandonato l'ascia per terra. Sì. Ok, va bene. La competenza quant'è, Stefano? Lo sai? Lo so, è più due. Cioè, la competenza è uguale per qualsiasi armi tu Ok, prova ad quindi utilizzare. in totale hai fatto più 3, quindi il totale è 14. Non colpisci. Il Shit. Vabbè. ragno devia con una zampetta il tuo dardo, poverlo. Ottimo. Malignamente. Bene. Sebastian. Maledetto. Caro mondo. Allora, io faccio Guiding Bolt Ok. sul ragnettino. Quello ferito, occhio. Ok. Questo qua.